Festeggiamenti straordinari per Sofia Mariluttri Marco, che ha trionfato nella selezione finale di Miss Universe Italy e rappresenterà l'Italia nella finale mondiale di Manila nelle Filippine. Alto 1,83 m, studentessa di giurisprudenza alla Luis Guido Carli di Buccino, Sofia Mariluttri Marco si è piazzata in pole position superando ben 40 partecipanti provenienti da tutta Italia. Il suo fascino, i capelli lunghi, l'altezza, ma soprattutto sapersi gestire in passerella ha condizionato la giuria, che si è dovuta arrendere alla qualità di Sofia Mariluttri Marco. E il giorno 7 settembre 2019 al Pub Il Pancio di Buccino, Sofia ha voluto festeggiare con familiari e amici, nonché con l'agente di spettacolo Lino Miraldi e con il direttore nazionale di Miss Universe Italy, Marco Ciriaci, la vittoria di Roma. Nella fase iniziale Lino Miraldi ha consegnato la coppa a Sofia Mariluttri Marco per la vittoria conseguita presso il Teatro 1 di Cinecittà World. Successivamente buffet e apricena con amici e parenti. La serata del 7 settembre 2019 è stata molto significativa per Sofia Mariluttri Marco. Innanzitutto è una miss molto sensibile, nel contempo razionale. Nonostante la vittoria, ha voluto festeggiare nella sua Buccino, far riemergere i valori dove è cresciuta insieme ai nonni, ai genitori, agli zii, agli amici. Poteva scegliere anche un'altra location. E questo, nota del redattore, è un valore che non rappresenta solo il presente, ma sarà una carta vincente per il futuro. Nelle conclusioni, Sofia Mariluttri Marco ha conseguito una vittoria fondamentale per la sua vita e nel contesto rappresenta un'esperienza fondamentale e valida per gli studi che sta terminando alla LUIS di Roma, un altro tassello vincente per realizzare un altro sogno, quello di magistrato. Sicuramente questa è un'emozione grandissima, poi in realtà festeggiare nel proprio paese è sempre un qualcosa di ancora più emozionante, ma sicuramente sapere che il successo o comunque qualsiasi obiettivo che raggiungiamo nella nostra vita è ben condiviso dalle persone che ci vogliono bene è sicuramente un qualcosa che fa sì che il tutto sia maggiormente magico, per cui io sono contentissima e in questi 2 mesi ce la metterò tutta al fine di rappresentare al meglio l'Italia a Manila. Quando in realtà hanno fatto il tuo nome, quale emozione hai provato? Sicuramente non ho mai sentito il mio cuore battere più forte, lo sentivo al di là della musica, al di là delle cose che appunto venivano dette al microfono. È stata l'emozione più bella della mia vita, infatti non appena sono stata eletta ho detto al patron Marco Ciriaci, mi ha regalato l'emozione più bella della mia vita ed è così. È stato davvero un percorso inaspettato ma soprattutto bellissimo. Io al di là della vittoria in realtà sono molto orgogliosa di questo titolo, perché a 20 anni poter vivere un'esperienza come quella che si susseguirà nel percorso mondiale è un qualcosa che di sicuro non capita tutti i giorni e che ne apprezzerò appunto in ogni singolo verso. Ecco, tutti quelli che ti circondavano nel momento in cui hai vinto questa finale, ecco, hai ricevuto tantissime telefonate, ecco, qual è stata la prima telefonata del complimento, al di là dei familiari? La prima persona che mi ha telefonato è stata la mia migliore amica da tutta la vita, e con lei ho condiviso in realtà ogni singolo momento di questo percorso, pur se non presente lì con me, ma in realtà le prime persone con cui ho condiviso davvero la felicità del momento e che possono capirmi perché hanno affrontato tutte le emozioni insieme a me sono le altre miss, cioè le ragazze con cui ho affrontato davvero tutti quei giorni a Roma, quei 10 giorni, e con cui si è costruito un legame davvero indissolubile. Ancora ora infatti ci sentiamo sempre, è rimasto un gran bene ed è una cosa che mi porterò sempre nel cuore. Ecco, bene, l'ultima cosa che hai detto, perché noi viviamo in un mondo di competizione, cioè viviamo, in che senso? Si vede dalle immagini anche televisive, anche nel calcio, in altri settori dove c'è una forte competizione. Invece quello che hai detto è importantissimo, anche se hai vinto, poi comunque è rimasto il rapporto stretto con le altre competitor che hanno partecipato alle finali o alla finale. Ecco, davvero importante. Cosa ne pensi? Sì, ormai l'Italia è denotata dalla mala competizione, diciamola così, però in realtà questo concorso ha, secondo me, dall'intelligenza discende soltanto una sana competizione che può portarsi a migliorare, ad osservare le altre al fine di far meglio per la propria personalità e appunto con le altre ragazze si è costruito un legame indissolubile che mai avrei pensato si creasse e sono contentissima di questo. Ecco, vediamo in che modo il direttore Marco Ciriaci di Miss Universe Italy analizza nel complesso il concorso. Allora, sicuramente è molto positivo, perché non lo dico io, lo dice il livello di prestazione che c'è stato all'interno della finale nazionale. Sono soddisfatto perché il lavoro è stato fatto bene da parte degli agenti regionali, perché
ricordiamoci che poi noi siamo solo il risultato e la parte finale di un lavoro che dura 11 mesi. Quindi senza dubbio soddisfatto di quello che hanno fatto loro, di quello che hanno sviluppato, dell'alto livello artistico e mentale delle ragazze che hanno presentato, perché oltre ad essere belle, comunque tutte molto studiose, chi è laureata, chi si sta apprestando alla laurea, quindi senza dubbio livello artistico molto molto elevato. Ma questo non lo dico io, lo dicono le immagini, i fatti. Concorsi di bellezza rispetto al passato, è aumentato il tasso culturale? Sicuramente è aumentato, ma è aumentata perché è aumentata la partecipazione, si è diversificata, non perché adesso ci siano più ragazze intelligenti rispetto a 20 anni fa, assolutamente no, la differenza è che stiamo dando una sferzata, mentre 20 anni fa le ragazze intelligenti ai concorsi di bellezza non ci andavano, intelligenti nel senso che studiano e hanno voglia di studiare, quello intendo io. Oggi ci vanno, decidono di partecipare, ma scelgono Miss Universe Italy, fortunatamente per noi. Ecco, secondo te, tra Instagram, Facebook, Twitter e YouTube, i giovani hanno una chance in più di rafforzare la propria immagine? Beh, quello senza dubbio, perché siamo nell'era di Instagram, siamo nell'era di Facebook, siamo nell'era dei social network, quindi oggi si vive in tempo reale sui social network, quindi sei sull'autobus, sei sulla metro, stai andando al lavoro, sei in macchina, c'è chi guida e guarda il cellulare, quindi siamo 24 ore su 24, H24, il reality completo, e c'è più informazione, si arriva più direttamente a Miss Universe. Dato che sei stato sempre presente alle sfilate, hai evinto che tale target faccia parte del punto di fuga? È stato soprattutto dai giovani e non dalle persone di una certa età, nel senso che credo che vada dai 12, 10, 8 ai 25, 30, è quella la parabola, chiamiamola così, sulla quale si sofferma il punto di fuga. Dopo questa vittoria, quale sarà il percorso di Sofia Marilutti Marco? La sua strada non la conosciamo, non la conosco né io né lei, sicuramente sappiamo quello che dobbiamo fare, sicuramente sappiamo quello che dobbiamo fare nei prossimi mesi, intanto prepararla per il mondiale, che è l'appuntamento più importante, e poi da qui a 8, 9, 10 mesi, un anno, prepararci per quello, tutto quello che sarà il futuro, il suo futuro, lo dobbiamo creare insieme, io e lei. Hai sempre sostenuto che Miss Universe Italy è il concorso di bellezza più importante, perché? Beh, non lo dico io, lo dice la storia, lo dice Instagram, lo dice il seguito che abbiamo a livello televisivo, ma ripeto, lo dice la storia. No, le cause quali sono secondo te? Ma no, non esistono delle cause, non c'è una causa ben precisa, è il concorso più importante del mondo, ha un effetto diverso e mediatico in maniera esponenziale, non ha nulla a che vedere con gli altri concorsi di bellezza, è l'unico concorso mondiale, ma anche in fatto di ascolti, di seguito, non lo dice Marco Ciriaci, lo dice la storia. Sono con Lino Miraldi, agente di spettacolo. Ecco Lino, davvero è stato un successo strepitoso? Detto bene, è una grande soddisfazione questa qui, dopo 18 anni di carriera, vincere il titolo di bellezza più importante d'Italia. È un grande onore e lei dopo 18 anni mi ha ridato la voglia di fare queste cose, perché andare a Manila adesso a dicembre a giocarsi il titolo di Miss Universe è una cosa che non avrei mai sognato, perché io da quando sono piccolo guardo questo concorso per televisione, e adesso sapere che una ragazza cresciuta con me parteciperà e salirà su quella passerella sarà una cosa emozionante. Miss Universe Italy è il concorso più importante del mondo, pensiamo che è gestito dalla signora Trump, da Ivana Trump, quindi una manifestazione di altissimo livello seguita da 900 milioni di telespettatori ogni anno in televisione, e lei adesso sfierà con le 100 ragazze più belle. Naturalmente avrà un vestito bellissimo, anzi due vestiti avrà bellissimi, creati apposta per lei da una stilista importante italiana. E poi in tutto questo periodo che porterà a questa finale, che si terrà il 19 dicembre su Fox TV, quindi tutti i miei amici possono seguirla in diretta,
e servirà a Sofia per prepararsi, perché questo non è un concorso di bellezza, ma è davvero una prova di vita che trasformerà Sofia in una top model e la proietterà nel panorama internazionale delle modelle più importanti. Ecco, ricordiamo che questa sera Sofia festeggia qui nel suo... Stasera siamo al pub Pancio qui a Buccino per un rinfresco che abbiamo voluto organizzare per festeggiare appunto questo evento storico. È importante festeggiare queste cose perché sono cose rare. Difficilmente accadrà che una ragazza della provincia di Salerno possa vincere questo titolo, quindi è una cosa che io ho voluto festeggiare personalmente, ci tenevo perché appunto è una cosa che bellissima. E stasera ho voluto omaggiare anche di questo trofeo Sofia con il detto ad maiora sempre, perché appunto io spero che la Sofia possa crescere tanto e fare tante cose belle. Bene, ecco Lino, davvero un risultato strepitoso, straordinario. Sì, un risultato strabiliante, perché a parte la vittoria di Sofia, lei ha trionfato con le più belle ragazze d'Italia, ha sfilato in questa finale, quindi ha rappresentato tutte le regioni d'Italia. Abbiamo anche raggiunto altri risultati perché abbiamo messo quattro nostre modelle, Mirella Angelescu, Nicole Falso, Tea Scafarto, tra le top 10 italiane, quindi un grande risultato per tutto il mio movimento e sono molto molto felice. Diciamo subito che per tutte le ragazze che vogliono partecipare a Miss Universe Italy le selezioni riprenderanno già ad ottobre, quindi ad ottobre potete già contattarmi perché inizieremo questo tour infinito che ci porterà in tutte e 5 le province: Avellino, Caserta, Benevento, Salerno e Napoli, perché cerchiamo ragazze belle come Sofia, perché naturalmente l'anno prossimo noi siamo i campioni d'Italia e ci teniamo a difendere il titolo a Roma con le altre regioni. Quindi tutte le ragazze che vogliono partecipare possono contattare la pagina Facebook Miss Universe Italy Campania e Basilicata, oppure il sito di internet www.missuniverseitaly.it. E mi ricordo che il 19 di dicembre tutti quanti sintonizzati su Fox Television per la diretta con Sofia Maiutti Marco, che rappresenterà la nostra Italia. E poi è importante supportare Sofia sui social network, su Facebook alla pagina Sofia Maiutti Marco e anche su Instagram. È importante mettere mi piace e fare anche un commento, perché Sofia ha bisogno del nostro sostegno. Beh, è innegabile che è un motivo di orgoglio e di vanto per me e per tutta la famiglia. E soprattutto la possibilità che una ragazza di Buccino, che vive in questa piccola comunità, abbia l'onore di poter rappresentare l'Italia a Miss Universo. Quindi una soddisfazione personale ed è una soddisfazione dell'intera comunità, perché è un primato che altre città ad oggi non possono vantare, città molto più popolose, molto più ampie. Io conosco Sofia da quando era una bambina e voglio ringraziare soprattutto i genitori, perché soltanto con l'impegno dei genitori che hanno consentito la presentazione in varie manifestazioni è possibile poi raggiungere un risultato importante. Io penso che ci siano tante altre ragazze belle come Sofia che non hanno avuto la possibilità comunque di partecipare a questi programmi e a queste manifestazioni, che possono rappresentare pure un momento di svolta per la carriera e per il futuro di una ragazza. Quindi sicuramente mamma natura ci ha messo del suo, perché è una splendida ragazza, non solo perché è mia nipote, ma perché oggettivamente è una bellissima ragazza. Però un merito me lo sento di dare, di attribuire da genitore ai genitori, alla mamma e al papà, che sono sempre presenti e che hanno consentito alla loro figlia di realizzare questo splendido sogno. Per un piccolo merito me lo attribuisco anche io, che l'ho vista crescere e che provo soddisfazione e piacere nel vedere raggiunti questi importantissimi traguardi. Siamo con Donatella e Vito, amici della Miss Universe Italy Sofia Maiutti Marco. Ecco, qual è la vostra emozione o il vostro pensiero? Beh, allora, Sofia è sempre stata, diciamo, unica, abbiamo sempre visto in lei una potenziale Miss, ma
non soltanto Miss per l'Italia, ma soprattutto Miss per noi che la conosciamo da quando siamo bambini, soprattutto ci conosciamo da quando abbiamo praticamente 2-3 anni, siamo sempre state insieme e oltre ad essere bellissima fuori è anche molto 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 più bella dentro. Ecco, quali sono le caratteristiche di Sofia? Sofia è una bravissima ragazza, noi siamo molto, molto orgogliosi di questo suo successo, perché la conosciamo da quando è bambina, quando è piccola, e quindi siamo tutti orgogliosi, di tutto il paese è orgoglioso della nostra Miss. Bene, ecco, quindi alla fine voi avete dato la possibilità alla vostra amica, da un punto di vista, diciamo, del cuore, certo, poter vincere questo concorso. Sì, certo, siamo stati a fianco e speriamo comunque che lei arrivi anche oltre. Ci saremo sempre per lei e la sosterremo, ogni sua vittoria sarà festeggiata ovviamente da noi, perché se lo merita. È una ragazza umile, ha preferito stare con le persone che la amano da sempre, quindi circondarsi dei suoi amici, dei suoi parenti, e noi siamo felici. Io sono felicissima di questa ragazza che abbia un successo meraviglioso e auguro a lei che questo sogno possa continuare nel tempo. È una ragazza bella, brava e ha dei valori importanti che al giorno d'oggi poche persone hanno. Buonasera, siamo qui da Buccino, locale Pancio, è veramente qualcosa di straordinario per la provincia di Salerno, per la regione Campania, per tutta l'Italia. Sofia Mariluz Di Marco è Miss Universe Italy e questo deve far riflettere, deve far, diciamo, valorizzare il territorio, e ringrazio soprattutto Lino Miraldi, Lino's Production, perché è un uomo bravissimo che si impegna e è riuscito dopo tantissimi traguardi a raggiungere anche questo. Grazie alla famiglia Di Marco, stasera è un momento di festa e il sottoscritto official promoter, come responsabile della pubblicità, di eventi locali in generale, non può che essere emozionato. Oggi è anche il mio compleanno, quindi una grande festa. Io seguirò non solo personalmente, ma anche sui social, diciamo, questa era dei social, su Instagram, su Facebook, la Miss Universe Italy.